Mi spieghi, Edding, come fare a parcheggiare le macchine, per cortesia? Perché tutta l'Italia se lo sta chiedendo. Fammelo gesti, Edding, come fai a parcheggiare le macchine. Com'è che quando c'è? Com'è che fai? Cioè, come, cosa dice la macchina? Così, così, stop, gira, gira di là, tanto così di là. C'è crisi, no, Edding, lo sai. Mi stai un po' deludendo come al solito, guarda, sei il solito incapace. E, io comunque io ringrazio tantissimo. Scusi? Ha detto che ma io non ho queste intimidazioni, eh. Io tengo attaccato la catena a casa mia, quindi non ha problemi questo stronzo. Eh? Attendo. Avete sentito? Questa è una minaccia in pubblico, eh? Io sono un pubblico ufficiale. Mi sta minacciando. Ho fatto il pubblico ufficiale di persone colte. Onorevole, il progetto suo per l'anno 21 qual è per migliorare la condizione di questi medici, di questi parcheggiatori, di queste persone un po' parassite nei confronti della società al giorno d'oggi? Pensa di poter risolverlo con l'aiuto di altre persone o lei è in grado di attuare una manovra che consenta alla popolazione italiana di risolvere questo enigma? Riusciremo ad arrivare al 2013? Se lei ha una risposta, l'abbiamo invitata apposta. Beh, sicuramente la domanda non è tanto arrivare o arrivare al 2013. Lei è d'accordo con quello che dice sto professor onorevole? Bisogna un po' barcamenarsi questo. Ma lei, ecco, lei non so, una controproposta, lei comunque essendo medico, essendo lei segretario nazionale dei medici italiani, lei ha, non so, mette sul tavolo, sull'ago della bilancia qualcosa da poter comparare alla proposta del ministro? Perché, ecco, scusate, sto parlando io però, è la miseria, io non capisco, però, che cavolo, io se sto un attimino parlando per cortesia, non è spocente lei, si guarda in faccia, ho vergogna di non parlare con lei, con il microfono, Fausto, non parlare con lei.